Buongiorno carissimi, bentrovati in questo lunedì della settima settimana del nostro tempo ordinario. Iniziamo oggi a leggere il libro del Siracide, annoverato fra i libri sapienziali, perché da una dimensione umana si approda anche un'esperienza divina. E qui si parla della sapienza, di quando è stata creata, essa viene da Dio, le sue proprietà, bisogna apprezzarne la divina bellezza e questa sapienza. Udite, udite, è un luogo privilegiato perché è elargita a quelli che lo amano il Signore, quindi è presente nel cuore di coloro che amano Dio. E allora, ecco il brano del Vangelo di oggi, siamo al capitolo 9 di Marco, dal versetto 14 al versetto 29. C'è un caso doloroso, molto difficile, perché c'è una sofferenza in tutte le persone, di un ragazzo che è indemoniato, il padre sta cercando di tutto per farlo guarire, lo ha portato dai discepoli del Signore, ma non ci sono riusciti, anche la gente ne parla di una situazione così dolorosa. È difficile questo caso perché nemmeno i discepoli sono riusciti a liberarlo, chiedendo poi il quale motivo Gesù dice questi demoni vengono sconfitti solo con la preghiera, quindi verosimilmente chissà i discepoli che cosa hanno fatto nei confronti di questo ragazzo, ma c'è da dire che c'è una luce che Gesù intravede, che è un lucignolo, ma che è la fede di questo padre che fa di tutto perché il suo figliolo possa venire guarito. Allora non lascia nulla di intentato, quindi ci prova in tutti i modi fino a portarlo davanti a Gesù. E ha un'umiltà anche di chiedere, perché a un certo punto Gesù dice: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Allora il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Quindi l'intercessione che Gesù fa è quella di rivolgersi al padre per la guarigione di questo ragazzo, il quale apparentemente, dopo essere stato liberato da questo spirito impuro, sembra morto. Gesù lo prende e lo fece alzare ed egli stette in piedi. Gesù che porta la vita in pienezza. E allora, da questo caso doloroso, difficile, passiamo a riflettere come ci sia una potenza che sgorga da una preghiera fiduciosa. E allora le nostre sono parole che diciamo oppure sgorgono da un cuore convinto che quelle parole sono parole che rivolgiamo a Dio, autore di ogni bene. La nostra è veramente preghiera o è soltanto un parlare? Meglio parlare poco con intensità perché sia preghiera o un parlare tanto con l'idea di essere accolti e ascoltati per le tante parole che diciamo? Bene, la sapienza ci è data, alberga nel cuore dell'uomo e pertanto cosa siamo chiamati a fare? A entrare sempre di più in questo grande mistero di comunione, perché il nostro spirito sia uno spirito che sappia parlare, non uno spirito muto e sordo, ma uno spirito ovviamente, un'anima che sa alzare lo sguardo verso il Signore e gettare in Lui ogni nostra parola che Lui raccoglie come un filo che lega la sua vita con la nostra. Il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Buona e santa giornata a ciascuno di voi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.